L'amicizia con Mario Zaffagnini è un'amicizia di lunghissima durata, un'amicizia che è durata tutta la vita. Diventammo amici subito, abitavamo vicini, abbastanza vicini, a 200 metri l'uno dall'altro, in una strada centrale del centro storico di Bologna. E io cominciai a frequentare la casa sua dove mi trovai molto bene, molto bene accolto dalla sua mamma e dal suo papà. Con Mario poi ci siamo persi di vista. Frequentavamo scuole diverse per eh, ritrovarci eh, nel 1955 quando io mi iscrivo all'università prim al primo anno di architettura a Firenze, lui aveva fatto il prim un primo anno a Venezia del quale non era rimasto soddisfatto e si iscrive a uh, Firenze direttamente al, cioè, al secondo anno di architettura. L'insegnamento forse che lo colpì eh, di più, credo giustamente, fu l'insegnamento di Adalberto Libera. Mario Zaffanini si laurea con una tesi eh, con eh, Alberto Libera, ed è una tesi, un progetto, un progetto molto consistente eh, di un impianto termale eh, di grande. Eh, grande spessore progettuale, tesi estremamente progettata, molto dettagliata, che predisponeva per un giovane che si laureava architetto che diventava già in grado di collaborare alla progettazione, tesi in cui il cerchio, la curva diventavano dominanti e accattivanti rispetto alla rigidità di un discorso geometrico, di un ragionamento geometrico, di un disegno prevalentemente geometrico. Fra il 1960 e il 1962 facciamo parte insieme eh, del eh, primo consiglio direttivo della sezione bolognese d'Italia nostra. Ed è nel co quel consiglio direttivo che avviene, la forse, la battaglia più importante che dà avvio alle politiche di recupero del centro storico di Bologna, mentre lui consolida il suo avvio anche professionale come architetto a Bologna, nello studio prima di Via San Vitale che apre assieme a Giorgio Villa e successivamente assieme a Mazzuccato, Maccaferri, Cervellati. Mattioli e Morelli, che erano altri bolognesi che avevano studiato a Firenze, poi fondano eh, il gruppo eh, Architetti Città Nuova. Il gruppo Città Nuova all'inizio eravamo dei giovani di belle speranze, come si usa dire, con molta presunzione, perché nessuno di noi aveva voluto andare in uno studio professionale come era di moda allora a fare il disegnatore. Ma pensavamo con le nostre forze di riuscire a costruire appunto, una città nuova, anche un nuovo eh, elemento di professione. In particolare Mario eh, Zaffagnini si specializzò diciamo nell'edilizia prefabbricata. La prefabbricazione fu eh, diciamo, il suo tema, il suo oggetto per questi primi anni. Pubblicammo un libro proprio sulla pianificazione che lo facevamo come città nuova in cui volevamo essere non solo uno studio ma un punto di riferimento. Abbiamo fondato una società di nome di ricerche insieme a Maro Maccolini e Nicola Simonelli cercando di sollecitare anche l'imprenditoria. Costruttiva a fare e a sviluppare delle ricerche, sviluppare nuovi modi di costruzione. In parallelo, sviluppare nuovi prodotti che avessero una quantità di tecnologie in sé più elevata per poter consentire tempi di costruzione più rapidi e qualità finale del prodotto più elevata. È importante proprio in questo meccanismo di coinvolgimento degli operatori ricordare la sua presenza nel Salone dell'Industrializzazione edilizia di Bologna, l'industria delle costruzioni che si connette, che si incontra, che condivide i principi e le discussioni culturali con l'università, l'Accademia che si sposta verso l'industria. E proprio nel rapporto con gli operatori trova i punti di riferimento per una produzione qualificata. Mi ricordo che Zaffanini una volta eh, mi disse che lui non si sentiva adatto per la professione. Io lì per lì confusi questo fatto con professione con progettare. Invece, Zaffanino era molto interessato al progetto, alla progettazione. Era la professione che non gli permetteva di fare un progetto che fosse ricerca, di fare ricerca progettuale. Si sentiva un architetto, cioè quindi Mario era una personalità molto, cioè molto orientata alla operatività. Ogni suo progetto. Era l'esito di una ricerca molto approfondita in cui confluivano ipotesi, in cui confluivano eh, convinzioni, in cui confluivano necessità di verifica di, eh, di determinati risultati che Mario eh, acquisiva. Le soddisfazioni sono state, ad esempio, quei grandi concorsi, erano veramente grandi per quell'epoca, importanti, che lui ha vinto eh, come progettista. Quindi, non solo come tecnologo legato a un mondo specifico dell'elaborazione eh, del pensiero dell'architetto, ma progettazione a tutto campo. Credo che questa fosse la sua giusta ambizione, era un architetto eh, a tutto campo. Credo che questo sia stato ciò che lo ha reso felice più, più di tutto dei progetti di Mario, quello che, che ho conosciuto forse di più va bene, è stato il progetto quello delle case di Casteldebole, delle torri di Casteldebole, dove va bene, una tecnologia tra le più... Uh, mh, Vincolanti, delle casseforme rampanti, va bene, ha prodotto architettura eh, dove proprio il vincolo rigidissimo della tecnologia è stato trasformato, diciamo, in qualche cosa di eh, progettualmente efficace. In questa visione umanistica, in questo interesse per le metodologie scientifiche, il tema della residenza ha avuto per Zaffanini una centralità. Ha dato un contributo che è stato un contributo critico e quindi costruttivo. E questo è particolarmente evidente nei passaggi, negli sviluppi successivi delle sue ricerche sul tema dell'abitare. Mi ricordo uh, due edifici per l'industria realizzati vicino a Bologna, uh, uno sull'autostrada uh, del Sole e l'altro sull'autostrada uh, che porta a Ferrara, Uh, entrambi molto innovativi e molto belli uh, rappresentano in maniera molto fresca l'intenzione uh, di Mario nel uh, uh, dare una risposta, una strada capace di confrontarsi con altri atteggiamenti ed altri modi di uh, eh, produrre e di gestire la progettazione architettonica. Era nonostante la, mi si passa il termine, la contaminazione che aveva ricevuto dagli studi sulla industrializzazione edilizia. Era un progettista artigiano che ricercava, aveva una cura maniacale del dettaglio. Questo l'avevo riscontrato quando mi condusse a Bologna a vedere una scala, se ben ricordo per la Banca del Monte, una scala realizzata con tecnologia interamente in acciaio inox, una scala appesa in cui il dettaglio era qualcosa di stupefacente e la scala risultava un vero e proprio gioiello di design. La provincia di Milano bandì un concorso per la realizzazione di sette grandi scuole, allora era l'epoca della scuola media superiore riformata, la provincia bandì questi concorsi e lo studio di ricerca di Bologna con Mario come capofila partecipò assieme a un'impresa di costruzione, allora era un concorso che prevedeva questo team, quindi i progettisti assieme anche a imprese, c'era secondo me un'idea molto interessante di mettere insieme il pensiero di team molto innovativi dal punto di vista della capacità professionale e grandi imprese con capacità operativa e con esperienze sul campo. Come anche penso altri progetti tecnologici come tutta la sua... Eh, impegno nella strutturazione infrastrutturale dell'Interporto Bolognese rappresenta questo suo modo di intendere un'architettura, eh, un, 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 un modo di eh, produrre architettura non enfatica e non, non eh, mai ehm, in ricerca di forme di facile consunzione, quindi un'architettura disponibile al, al rapporto civile con la società. Sotto la spinta culturale del movimento moderno, già nel periodo fra le due guerre mondiali, ma più nel secondo dopoguerra, l'edificazione dell'espansione urbana avviene per maglie aperte. Un ricercatore eh, attento, puntuale, sempre però con una grande capacità di visione della sua ricerca in un arco molto più ampio. Il contributo al sistema ambientale, il contributo al metaprogetto, la costituzione della cattedra di progettazione ambientale certamente trova in Mario un suo punto di riferimento eccezionale. Negli anni 70 invece alcuni grandi interventi di edilizia residenziale pubblica diventano oggetto di un'interpretazione progettuale che enfatizza il concetto di continuità portandolo a fare dell'intero intervento un unico edificio. Mario era attento all'innovazione, una sua peculiarità era, era anche quella di spingere noi, non di bloccarci. Gli piaceva percorrere delle strade nuove, era in grado di capire cosa stava cambiando. Questi modelli insediativi si propongono essenzialmente per la loro vocazione totalizzante di alternativa o di assonanza rispetto al contesto preesistente con il quale avviono un dialogo complesso e articolato. Leader indiscusso di gruppi di ricerca, fattore va bene delle idee più interessanti che potevano venire fuori. E da questo punto di vista va bene, eh, il contributo di Mario alla ricerca, che poi sarà la ricerca della tecnologia e dell'architettura e di tutta la scuola, va bene, di Firenze, va bene, è stato forse, diciamo, un contributo, è stato un contributo decisivo. Era una persona che, che scriveva con facilità estrema, scriveva in maniera molto chiara, in maniera molto, molto brillante, molto piacevole da, eh, da leggere, eh, spaziando molto spesso da temi, su temi molto diversi, o addirittura riuscendo a, ad affrontare diverse tematiche con la stessa griglia metodologica. Mario è sempre stato la persona a cui piaceva scrivere i libri, che sono venute fuori delle pubblicazioni importanti perché hanno fatto scuola, hanno fatto didattica nel campo della tecnologia dell'architettura, eh, le operazioni eh, fatte assieme alla Fiera di Bologna. Per quanto, eh, per quanto riguarda le partizioni mobili e le partizioni attrezzate, le operazioni fatte con i produttori di laterizi per quanto riguarda tutti i libri che sono venuti fuori sul, sul uh, laterizio, le operazioni fatte eh, con allora del terremoto del Friuli, ma allora era il 1976, la mostra fatta sulle possibilità dell'industrializzazione edilizia per andare a risolvere il problema della ricostruzione del Friuli e queste erano operazioni che, in cui lavoravamo tutti quanti, ma chi era il grande artefice, il grande regista di questa operazione era Mario Zaffagnini, va bene, che era proprio quello che da un'idea era capace di produrre un libro, una mostra, va bene, cultura in poche parole. Nel 1970 Giorgio Trebbi e Glauco Resleri eh, fondano la rivista Parametro e Giorgio Trebbi, che era un uomo di, di grandissima apertura, forma lui, di sua iniziativa, una redazione nella quale ci sono persone di, di tipologie e di carattere diversissimo. Fra eh, questi eh, persone come Carlo Doglio, Mario Zaffanini, eh, che era portatore appunto di eh, collegamenti di una cultura più legata. Alle metodologie della, della costruzione. Lui mi propose di, di lavorare ad eh, un libro che lui stava programmando sul paesaggio eh, bolognese, ed è appunto quel libro, Paesaggio-Struttura paesaggio Struttura Urbana. Credo che quel libro lì sia uno dei primi che in maniera eh, sistematica si sia occupato di periferia. Nella struttura urbana eh, di allora eh, c'era questa sorta di forte gerarchia fra il centro storico che era, che era la città no? e la periferia. In progettare il processo edilizio a mio avviso si riscontra un punto nodale, con molta chiarezza viene evidenziato come il risultato di un'opera di architettura debba essere... Il risultato di un coinvolgimento partecipativo in cui tutti gli operatori del processo hanno la stessa dignità di partecipazione ed offrono lo stesso contributo alla realizzazione di un'opera di qualità. Il lavorare a quell'opera, alla quale lui si accinse alla fine degli anni Ottanta, il nuovo manuale dell'architetto per la Epli, nella quale coordinò tantissimi eh, autori in una opera che lui stesso nel farsi eh, si sorprendeva di come veniva fuori, un'opera antica, il manuale, ma anche nuova perché fondeva insieme elementi di considerazione critica, quindi di trattatistica, di riflessione, elementi di enciclopedia, di dizionario enciclopedico. Progettare nel tessuto urbano, anche qui il metodo di approccio è sempre lo stesso, molto rigore nella ricerca, un certo numero di collaboratori proprio per avanzare diverse linee di, eh, di ricerca. Nella facoltà di architettura di Firenze certamente il professor Spadolini è stato forse uno dei grandissimi, potremmo dire, talent scout nel senso che è riuscito a far arrivare a Firenze forse quelle che erano in quel momento eh, le teste migliori nel campo della ricerca sull'industrializzazione delle edilizie. Il primo ad arrivare certamente è stato Mario, subito dopo è arrivato Giuseppe Turchini. Iniziò così il loro percorso e cominciò quindi nella costruzione di questo gruppo, un gruppo dove... Eh, Indubbiamente Mario era il leader nel momento poi in cui Spadolini se ne uscì per, per andare a Roma e Mario fu il, il, il cervello e il motore di questo gruppo e di quello che dopo è diventato l'Istituto di Processi e Metodi della Produzione edilizia. Mario portò dei contributi molto legati a una cultura crescente in Europa e negli Stati Uniti sulle forme di organizzazione del processo edilizio. Le sue lezioni erano sempre molto ricche e affascinanti perché seppur poteva sembrare magari un tema eh, più freddo e più difficile quella dell'illustrazione di una procedura edilizia, di uno strumento di appalto, di una logica eh, per costruire, eh, Mario sempre riusciva a collocarla in un, uh, in un ambito molto più ampio in cui riusciva a, a individuare e a precisare quali erano le motivazioni lontane. La congregazione dei pinguini esprimeva proprio questo consesso allargato di tipo culturale di persone che si riconoscevano nei confronti di obiettivi univoci, che volevano agire, incidere sulla realtà e che erano consapevoli della difficoltà di operare nella realtà. Quindi si opponevano con i principi della ragione e nella consapevolezza della difficoltà di poter esprimere qualcosa di realmente incidente nei confronti della realtà. Questa sera mh, certe situazioni particolari hanno fatto sì che eh, questa manifestazione di congratulazioni e di successo per i risultati del concorso, si sono nascono altri, altri fatti, come quello appunto del, di qualcuno di noi che si allontana da questo gruppo, si allontana da questo gruppo per, non certo per ragioni ideologiche, non certo per ragioni culturali, ma per andare a portare questo pensiero in altre sedi. Per poter fare fruttificare queste, questo nostro modo di affrontare i problemi dell'architettura, i problemi della ricerca, i problemi della cultura in senso lato. Ringrazio chi a nome del Dipartimento ha espresso quelle parole amichevoli, affettuose, mi riguardano, parole che io ricambio cambio di cuore, nel senso che sono lontano, sarò lontano da voi, ma non certamente per ragioni di, eh, di affezione e di stile, solamente per ragioni di distanza. Quindi eh, vi ringrazio caldamente e eh, come è stato detto per il professor Spadolini, che sarà certamente con voi, con noi tutti, per i prossimi anni, così potete considerare anche il mio impegno, continuo nel tempo con voi per i prossimi anni. Grazie. Il ruolo nella costituzione di Ferrara fu un ruolo straordinariamente importante. Ferrara si costituisce nel 1990. Il comitato tecnico ordinatore fu un comitato tecnico di cui faceva parte Mario, era uno dei tre membri del comitato tecnico, quindi Mario a un certo punto, dato che svolgeva una materia che si chiamava progettazione ambientale, quando venne a Ferrara decise di passare sulle composizioni. Mario ha, rit ha ritenuto di tornare alle origini, è tornato cioè ad occuparsi di composizione architettonica, eh, lo ha fatto a partire dal suo trasferimento dalla Università di eh, Firenze alla Facoltà di Architettura di Ferrara ed è sintomatico che abbia inaugurato eh, questa nuova mh, avventura culturale e scientifica proprio occupandosi eh, centralmente degli studi sulla tipologia. Questa interpretazione critica al progetto lo porta poi in un libro che è uscito postumo, quello delle case della pianura, le case della pianura emiliana, a rileggere in modo nuovo il tema dell'abitare alla luce delle tracce della memoria di questa agricoltura che sta scomparendo nella pianura emiliana. Ancora in quel capitolo emerge l'uomo come centrale in questo paesaggio della pianura padana, ma accanto all'uomo con una loro autonomia emergono le antiche case, che Zaffagnini dice gravide di senso. È un argomento che affronta la scala del paesaggio e anche questo mi sembra significativo da sottolineare perché Oggi, questo tema è diventato un tema trasversale a tutte le discipline e, metà degli anni '90, eh, Zaffanini. Questa era una ricerca che lui aveva iniziato nel 1993-1994, lo affronta come un tema della progettazione ambientale, il tema del paesaggio. Che a un certo punto si sia più rivolto verso le, le, anche le ricerche eh, sull'architettura rurale della pianura fra Bologna e Ferrara. Beh, non è un un segno così casuale per un uomo che aveva dedicato la una gran parte della propria attività della propria vita alla, uh, alle ricerche sulla prefabbricazione edilizia come strumento per uh, in fondo dare una, uno sbocco finalmente reale uh, alla produzione di case che era stato il grande sogno in fondo del razionalismo il dedicare dopo tanta parte della propria attività a ricerche di questo vuol dire che c'era stato anche un cambiamento, in fondo uno spostamento di, eh, di, 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 di interessi, a mio parere un arricchimento. No? Mi fece molto piacere quando vidi eh, questo progetto di case fatte con i mattoni, con il sistema del legno, cioè con il ritorno a quell'albero prima della trasfigurazione mondrianesca, diciamo, che lui amava molto. Nella... Nel momento in cui eh, Mario Zaffagnini è ritornato, anzi è entrato nel mondo della composizione architettonica, ed è entrato nel mondo della composizione architettonica anche come docente nel momento in cui nasceva la realtà nuova di Ferrara perché certamente lui a Firenze era, era un tecnologo, vabbè, è stato certamente diciamo, un ritorno al suo, al suo amore per l'architettura, portando però diciamo, all'interno anche di questo suo uh, grande ritorno verso l'architettura tutto il bagaglio vabbè, che era nato nella sua ricerca tecnologica di tutti quanti gli anni, gli anni precedenti. E il suo cruccio, il cruccio di Mario, era che si anteponesse, L'esigenza tecnologica a quello che era invece i bisogni dell'uomo e anche Mario nella sua uh, raffinatezza in fondo anche intellettuale, anche dei modi del tratto, nel modo di fare, era uomo di, di grande bonarietà, di grande semplicità in fondo. Mario era un personaggio che poteva sembrare così molto freddo, eh, invece era una persona eh, piena di carica umana e di sentimenti. Un maestro anche nel comportamento, nello stile che aveva, uno stile autorevole ma anche disponibile, eh, severo ma anche generoso ed ironico. Uno straordinario attivatore, era in grado di cogliere nelle persone gli aspetti migliori. Era una persona che dava fiducia, che dava carica, che dava stimoli, che dava passione. Non ha mai avuto un atteggiamento, passatemi il termine, baronale. Non era certamente un personaggio da, da rivista. Aveva sacrificato, aveva rifiutato certe passarelle eclatanti del mondo della professione, che erano secondo me a sua disposizione. Non, vedeva, non vendeva certamente fumo, non ricercava cose con forte impatto, ma solo a livello di immagine, perché le considerava decisamente effimere. Un accademico gentiluomo, proprio perché alimentata da questa signorilità da questo tratto sempre... Eh, eh, alimentato appunto da un sorriso che Mario portava sempre con sé sulle labbra. Una persona di una serietà paurosa, va bene? E di una coerenza totale. Questi sono forse, secondo me, la coerenza e la serietà sono forse diciamo, i messaggi e le cose che eh, sono più rimasti sia noi vecchi che abbiamo lavorato con lui, sia penso anche a generazioni di persone che sono stati suoi studenti.